Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è uscita la patch che prometteva di stravolgere un po' quelle che erano le meccaniche più diffuse attualmente per poter andare a segnare, ovvero il classico filtrantone alto che ormai, insomma, ve l'abbiamo riproposto in tutte le salse possibili e immaginabili e lo conoscete a memoria, e poi anche il driven pass fatto sulla linea di fondo che andava a rincitrullire il portiere che sveniva e andava puntualmente a prendere gol dall'attaccante che al centro faceva il tapis. Ebbene, dopo aver provato, devo dire anche un po' troppo forse ieri, la patch, ho raccolto tutta una serie di clip di queste situazioni che dovrebbero essere cambiate e andiamo a vedere nel dettaglio effettivamente se la situazione è stata risolta o meno. Come prima situazione di gioco andiamo ad analizzare prima quella dei filtranti, perché era quella che mi premeva di più ed è una di quelle cose che all'interno del mondo dei pro è praticamente abusata a più non posso, tant'è vero che nelle qualifiche ci sono state settimana scorsa, nel fine settimana scorso ci sono stati praticamente punteggi tennistici mai visti prima del tipo 13-8, 8-9 inteso sul doppio confronto, che comunque è tantissimo tra professionisti. Proprio a causa di questa meccanica che alle volte risulta particolarmente indifendibile, soprattutto se non si utilizza un determinato tipo di visuale, che è quella co-op che ti permette di vedere il tutto. A meno che non siete molto bravi con la mappa lì sotto, quando non scompare, a vedere i giocatori che si stanno inserendo. Quindi prima situazione che andiamo ad analizzare è questa, con la quale io mi ritrovo R9 in possesso di palla. Vado a scaricare verso il mio Valverde, la palla poi per Mbappé, e come potete vedere Mbappé lancio di prima, la palla arriva ad R9 che supera il portiere e segna. E voi potrete dire vabbè dai Matte, ma può capitare, comunque non è che i filtranti li abbiano distrutti, nel senso soprattutto questo che era direzionato verso il ricevitore del pallone, avevano detto che ne riducevano solamente l'effetto teso, ma comunque la palla può arrivare all'attaccante. Ebbene, osservazione giusta questa, e andiamo avanti, andiamo a vedere qualche altra clip, perché appunto di situazioni ve ne ho preparate tante. Qui, come potete ben vedere, questa è la più classica delle situazioni da filtrante, con la palla che sta per arrivare nei piedi del mio Cantona, e guardate l'R9 che si butta in profondità con il braccino teso per indicare «Ehi zio, sperate dare lì la boccia perché io sto correndo», quello non ha switchato il difensore, quindi è proprio pronto per cadere nella mia trappola. La palla arriva a Cantona, tutto storto Cantona, non sta per niente guardando il suo compagno che scatta. Guardate qui, addirittura Cantona è diretto verso il tunnel degli spogliatoi, mentre Ronaldo è totalmente da altro lato. La palla arriva perfetta sui piedi del mio attaccante e poi con un pallonetto si va anche a depositare in rete. E vabbè, e allora a questo punto voi magari mi direte vabbè dai Matte, ma può capitare, nei fatti due indizi in teoria fanno una prova, però magari questa è l'eccezione che conferma la regola. Bene, ma andiamo avanti, perché qui recuperiamo palla con un buon intervento del portiere. Ancora una volta io vedo l'inserimento del mio R9, Cantona rivolto verso il tunnel degli spogliatoi e la sua panchina, palla ancora perfetta per R9 che ancora una volta la controlla, pallonetto, e la butta dentro. Ma io lo so, voi siete dei mascalzoni. E quindi in questo momento starete pensando, ma sì, dai, sarà successo 3 volte, sarai stato fortunato in quelle occasioni, amen. Andiamo avanti, vediamone un'altra di situazione, perché qui, come potete vedere, recuperiamo la palla. De Bruyne, ancora una volta Mbappé che prende la mira, sti cavoli che non è di prima e sti cavoli che il giocatore sta guardando, in questo caso R9, perché anche questi avevano detto che erano nerfati ed erano molto più bassi e quindi in teoria dovevano essere facilmente intercettati dai difensori avversari. Mbappé la palla la scodella verso R9, il difensore non può intervenire, tiro all'angolino, ancora una volta che si va ad insaccare. E voi direte vabbè, 4 possono succedere su una mattinata di test. Ah, e premessa gigantesca, io non sono un fenomeno a fare filtranti, anzi, essendo una meccanica molto facile, come potete ben vedere, bastano 2 secondi per capire come fare, e soprattutto stamattina spammandoli
proprio così, a occhi chiusi di ignoranza pura, me ne sono usciti alcuni che mai mi sarei sognato di fare in partita, perché ripeto, sapete, a me piace giocare un po' più palla a terra, alla ricerca degli spazi e non sfruttare troppo queste robe perché mi snaturo. Sono quelle classiche meccaniche che magari funzionano un anno e poi non funzionano più. Voi giustamente direte, ma sì, ma lo devi fare se vuoi competere ad alti livelli. Ma visto che ormai mi sto dedicando più ad altro e lo sapete, ovviamente mi piace sempre portarvi partite di alto livello, però se posso evitare di fare una cosa che è proprio sbroccata, ci evito. Qui ancora una volta, giusto perché le prove non sono ancora finite, lui sbaglia tutto, la palla per R9 e questo è l'apoteosi, ragazzi, perché qui addirittura R9 è totalmente girato dal lato opposto, sta guardando verso la mia porta, il giocatore gli sta scattando praticamente alle spalle, ma lui non gli importa perché lui con una torsione magica riesce a dare la palla su Cantona che sta scattando, ancora una volta pallonetto e ancora una volta la palla che si va ad insaccare. Forse adesso ci state un po' credendo e adesso vi faccio vedere quest'altra situazione dove con R9, ancora una volta mentre sono direzionato dal lato opposto, faccio scattare Cantona, la palla arriva bella profonda per il francese che con questo scavetto dolce dolce la va a depositare in rete. Ma ancora, visto che io lo so che voi siete un po' resti a credere a quello che si vede in giro, ve ne faccio vedere un altro dove ancora con Ronaldo che guarda verso giù, la palla arriva di prima perfetta su Cantona, vado a tirare, ad incrociare e la palla si insacca. Quindi direi che per quanto riguarda i filtranti, amici miei, sottolineo il purtroppo con una matita rossa, ne è cambiato niente. Qual era l'altra fattispecie molto caruccia che doveva andare a essere modificata alla patch, ovvero quella del driven pass sotto il portiere che non doveva più buggare l'estremo difensore che rimaneva in piedi pronto per poi eventualmente parare la conclusione e non cadere come una peracotta sul driven pass. Ebbene, Ginola, tralasciando qui una difesa che in realtà non è neanche così male perché qui gli copre un eventuale scarico, con Walker sto in copertura, Lucio sta marcando al centro, è qui che dovevo switchare Walker e non lo faccio, lo faccio in ritardo, quasi viene a creare lo spazio, però guardate, nel momento in cui sta passando questo pallone possono succedere due cose, il portiere interviene, si butta sulla palla e la prende, Lucio poi anche in traiettoria per un eventuale autoblock, e invece no, perché il portiere sviene, come avete potuto vedere, e in più Lucio si disinteressa perché il portiere gli copre lo spazio. Quindi, ahimè, qual è il risultato della patch? Ne è cambiato niente, raga. Purtroppo, raga, tutte le cose che dovevano cambiare, a me sembra che appunto, come vi ho dimostrato, non sono cambiate. Fatemi sapere voi cosa avete visto dai vostri test. In descrizione vi ricordo tutti i link alla piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Io vi lascio un salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao!